Ciao a tutti, allora nuovo video, nuovo colore di capelli. In realtà questa è una clip di capelli finti che ho comprato su Amazon, vi lascerò il link del venditore qui sotto se eventualmente vi dovesse interessare. E come penso si vede anche dal video, sono comunque capelli finti, però mi è piaciuta molto questa idea perché volevo fare le punte grigie, solo che il danno di avere una madre che fa la parrucchiera che non ti vuole rovinare i capelli, quindi non me li vuole completamente fare. E quindi ho rimediato, diciamo, comprando per fare una prova. E questa appunto clip di capelli finti, che tra l'altro è ottima come clip anche se sono comunque capelli finti, perché è molto molto piena. Difatti dovete immaginare che solo questa parte qui di sotto è tutta di clip, non ci sono i miei capelli, perché i miei capelli in questo momento arrivano qua, perché tra l'altro l'altro ieri li ho tagliati abbastanza, quindi sono un po' più corti. L'ho messa appunto sia per farvela vedere, sia per chiedervi un parere se secondo voi ci potrei mai uscire con questa clip, oppure forse mi conviene usarla solo per Halloween e per Carnevale. Comunque fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti. A me non dispiace, però so anche che si vede che sono comunque capelli finti. Trovo che però per essere capelli finti siano una qualità un attimino superiore rispetto a quella che trovo dai cinesi. Difatti anche per questo ho deciso di comprarla da Amazon, e tra l'altro mi è arrivata subito, come quasi tutti i prodotti, diciamo, Amazon che compriamo, mi è arrivata in pochissimo tempo. Il venditore è stato anche molto gentile, insomma, volevo consigliarvela se vi va di acquistarla. Questo comunque è un video haul dove vi faccio vedere cosa ho comprato nell'ultimo periodo. Sono vari prodotti, cose di make-up, cose cosmetiche in generale e abbigliamento. E vi volevo dire anche che questa, diciamo, è l'ultima volta che vedete un video haul di cose che non riguardano prettamente il mio canale nei giorni di venerdì e domenica, che sono i giorni dove io solitamente carico video che sono inerenti al mio canale. Dalla prossima settimana in poi, qualunque video che non sarà inerente al mio canale verrà caricato durante la settimana, quindi non nei giorni di venerdì e domenica, e di modo, insomma, che quando ricevete la notifica sapete che genere di video vi sta arrivando, ed è un modo appunto per aiutare voi a non perdere tempo a guardare magari video che non vi interessano, e me anche per organizzarmi meglio sui video appunto che devo fare durante la settimana. Quindi questo, come vi ho detto, sarà un video haul. Vi faccio vedere cosa ho preso. Innanzitutto cosmetici. Ho fatto un ordine da Maquillaglia, penso che si dica così, per prendere prettamente questi due correttori che sono di La Girl, e sono dei correttori che, scusate se ho le unghie distrutte come al solito, le devo rifare. Questi correttori di La Girl, che comunque penso che conoscete in tantissime perché stanno spopolando tra le varie youtuber, mi avevano detto fossero molto molto coprenti. Io ho preso praticamente il colore arancione e l'altro che si chiama Pure Beige. Il colore arancione è troppo arancione, penso che lo userò per scurire il fondotinta d'estate, perché troppo, veramente troppo, mi fa proprio le chiazze arancioni qui sotto. L'altro invece lo trovo molto, molto migliore come colore rispetto alle mie occhiaie, però secondo me non sono così tanto coprenti come dicono, cioè vanno bene per chi ha comunque delle occhiaie poco marcate o marcate, diciamo, non troppo. Io che comunque ho degli occhiali abbastanza pesanti, come vedete si continuano, penso che dal video si riesca a vedere che si continuano comunque a vedere, e è una cosa che odio. Sto cercando il correttore perfetto. Se per caso avete qualche correttore che sia coprente come un mattone, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che magari appunto vado a provarlo in negozio, perché onestamente questi qua, nonostante siano degli ottimi correttori, non mi sono piaciuti più di tanto. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che, nonostante li stratifico, non fanno spessore, quindi hanno una texture molto 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 leggera, e questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Vi voglio fare vedere i colori, così se volete acquistarli lo sapete. E vi faccio vedere appunto entrambi, e anche la differenza con quello arancione, perché credetemi è arancione puro praticamente. E sono questi qui. Aspetta, dove li metto questi? Questo colore.
comunque sono appunto, come vi dicevo, ottimi perché hanno questa texture molto sottile e quindi sono stratificabili, però per me non sono abbastanza, sono coprenti ma non troppo coprenti, quindi comunque mi fanno vedere sempre le occhiaie. Però devo dire che per chi ha poche occhiaie le consiglio, lo consiglio molto, anche perché uno di questi costa 5 euro. L'unica cosa è che vi raccomando che, avendo il pennellino già incorporato, schiacciateli piano, perché la prima volta io non ho fatto attenzione e mi è uscito un sacco di prodotto. Quindi mi raccomando, premeteli leggermente perché già il prodotto esce quasi subito. Altri robe di make-up che ho comprato sono questi due ombretti della Essence, e sono questo qui di una collezione limitata che si chiama Swimming Pool Go to Go. Swimming Pool to Go, sì. E questo qua che si chiama Keep Calm and Berry On. E questo qui è un colore violino con sottotono rosso, ed è quello che ho sfumato in questo momento su questa parte dell'occhio. Non so se si riesce a vedere nel video, ma spero di sì. È questo qui che non sto riuscendo. È questo bellissimissimo color verde. E in realtà, ora, se io faccio così per farvi vedere il colore, questo qua scrive tantissimo col dito, ma col pennello il colore si perde, mentre al contrario questo qua scrive pochissimo col dito, però se usato col pennello il colore non si perde, anzi risulta molto molto più accentuato, come potete vedere anche appunto sugli occhi, la sfumatura che ho fatto sugli occhi. Trovo che comunque siano due prodotti molto carini, e questi qua come inci sono anche abbastanza buoni, quindi comunque un ottimo rapporto sia di prezzo che anche di inci, un compromesso comunque perché non hanno siliconi. Altro prodotto che ho preso sempre su Maquiglialia è il mio dry shampoo preferito. Questo qui è della Batista. Questi veramente li ho provati tutti, forse mi manca questo, è un altro tipo, ma questa marca è davvero il miglior shampoo a secco che io abbia mai provato, e non riesco assolutamente a farne a meno. Ne avrò consumato una cosa come 10 lattine almeno. Questo anche senza siliconi, però ovviamente non è eco bio perché, come sappiamo, appunto i contenitori spray sono sotto pressione e comunque inquinano, però io lo trovo davvero ottimo come shampoo, almeno una volta alla settimana lo utilizzo per cercare appunto di prolungare di almeno 12 ore lo shampoo, e trovo che sia ottimo soprattutto per chi ha i capelli grassi e deve fare lo shampoo quasi ogni giorno. Questo davvero ve lo consiglio tanto. Passando ai prodotti che ho comprato al Lidl, ma credo di avere solo questo. Ah no, ce n'è un altro. Ho comprato questo spray volumizzante che in realtà appunto è una lacca, però la trovo davvero ottima, non per fissare, perché per fissare uso l'altra lacca che adesso non so dov'è. Ok, è lì, aspettate. Quindi per fissare solitamente uso questa lacca qui. Questa qui invece la uso quando faccio lo shampoo, prima di asciugarmi i capelli, spruzzata leggermente sulle radici perché appunto è volumizzante, e devo dire che un po' aiuta questo fattore, e sporca poco i capelli rispetto comunque a se utilizzassi ad esempio questa, perché questa sui capelli è davvero un mattone. Difatti solitamente la uso per fissare ad esempio la coda o le trecce a posto del gel, e anche questa comunque senza siliconi va benissimo. L'ultimo prodotto comprato sempre a Lidl, è sempre della linea Sienna, questo è un deodorante con ingredienti totalmente naturali, e fa un profumo che è un pochettino, insomma, un po' strano come profumo, nel senso che profuma forse un pochettino di deodorante per ambiente, però devo dire che per essere appunto, per contenere soltanto prodotti naturali e avere un inci molto piccolino, fa davvero tanto il suo lavoro. L'unica cosa è che quando vi depilate le ascelle con la lametta non potete utilizzarlo perché ha l'alcol come primo ingrediente, che a me onestamente io nei deodoranti utilizzo, però so di persone appunto che cercano di evitarlo, a me comunque piace. Ingredienti sono alcol, acqua, profumo, etilexilglicerina, fenossietanolo come conservante, e poi contiene anche l'allantoina e l'acido lattico per regolare il pH. Mi piace davvero tantissimo, è dura, qua c'è scritto 48 ore, no, ovviamente non potete stare 48 ore senza lavarvi, però le sue 24 ore comunque se le fa tranquillamente. D'estate un po' di meno, ovviamente un
20, scusatemi, un 10-12 ore, non di più. Anche perché comunque non sto mai più di 10 ore senza lavarmi d'estate, quindi. Prodotti comprati all'MD, vi ho già fatto il video sulle tisane che ho comprato all'MD, ve lo lascio qui sotto nell'info box, ma comunque lo trovate appunto sul mio canale nella playlist alimentazione e integratori. Ho comprato questa acqua micellare, che spero che riuscite a vedere, ed è in mousse. Non è un prodotto particolarmente delicato, ma credo appunto che non sia particolarmente delicato per il fatto che appunto si usa come struccante. Difatti, diciamo, un'acqua micellare struccante 2 in 1, detergente acqua micellare 2 in 1. Solo con questa praticamente ultimamente mi sto struccando senza utilizzare latte detergente o altre cose che struccano. Passo direttamente questa e mi strucca, nel frattempo lava il viso, perché ovviamente sapete che se passate il latte detergente o la salviettina o un struccante bifasico, poi il viso lo dovete lavare comunque. Questa invece è mi fa 2 in 1 e la sto trovando ottima per questo scopo. Non mi ci lavo la faccia durante il giorno quando non è il trucco, perché la trovo un tantino aggressiva, però per struccare è ottima. Un altro prodotto che compro al Lidl e che adoro sono appunto questi fili interdentali che trovate in questa confezione, e sono praticamente quelli di monouso che hanno questa forma. Sono ottimi perché hanno il filo interdentale, questo è un puliscilingua, e poi questo qui che è anche un, non so se riuscite a vederlo, un tipo stuzzicadenti, ecco, per pulire appunto intorno ai denti. Io di questi non ne posso fare davvero a meno e vi consiglio, ce n'è in due colorazioni, quelli bianchi che sono normali e questi qui verdi invece che hanno il filo interdentale aromatizzato al mentolo e lasciano una piacevole sensazione di freschezza, insomma, tra i denti. Io ve li consiglio davvero tanto e mi raccomando, utilizzate sempre il filo interdentale perché è molto importante per l'igiene orale. Passando ai prodotti invece che ho comprato all'Eurospin, vi sembrerà strano, ma ho comprato queste pastiglie per la pulizia della dentiera, perché qui c'è scritto che servono per la pulizia della dentiera, ma anche degli apparecchi ortodontici rimovibili. Quindi li sto utilizzando per pulire il mio bite. Ho già fatto un video appunto sul bite, sul bruxismo, di cui io ormai soffro da 3 anni almeno, soprattutto nei periodi di grande nervosismo, e devo dormire per forza col bite. Questi qua lo puliscono davvero benissimo, costano poco. Io compravo quelli della farmacia apposta per il bite e costavano 11 euro per 20 confezioni, quindi non durava neanche un mese. Questi costano tipo 1 euro, 2 euro massimo, lo puliscono davvero bene, tolgono soprattutto gli odori, e tra l'altro questi, contenendo acido citrico e bicarbonato, potete anche utilizzarli per scaricarli nel gabinetto e pulire così il gabinetto si pulisce bene. Io ci ho già provato, veramente li faccio 2 in 1. E poi ho comprato questi dischetti di cotone, che sono praticamente maxi dischetti 40 pezzi con microcapsule di argan. Credevo che fossero come i cotton dry, mi pare che si chiamano, cioè quei pezzi appunto di dischetti che si bagnano e struccano, che in realtà non struccano niente. In realtà questi non contengono lo struccante all'interno, contengono queste microcapsule di argan, che dove le hanno messe io non lo so, però devo dire che sono ottimi, sia perché comunque sono grandi e sia perché hanno appunto la parte righettata per pulire il viso con lo struccante, sia la parte liscia per passare il tonico, anche se comunque con un dischetto non ci passerei mai il tonico e lo struccante con un unico dischetto, perché mi andrei comunque a sporcare di nuovo il viso. Quindi sempre due comunque li utilizzate, però sono carini perché hanno questa doppia faccia, diciamo. E poi queste microcapsule di argan, che credetemi, io non ho capito ancora dove sono. E un prodotto, che cavolo ho qui? Un prodotto invece che ho comprato in bioprofumeria e che vi voglio davvero consigliare se avete i capelli grassi, è questo shampoo della Anthos alla propoli, appunto per capelli grassi. Di questo ne ho consumati tipo 3 bottigliette, infatti me l'avete visto utilizzare come contenitore riciclato per la mia crema corpo, il mio morbicocco che abbiamo fatto nei video precedenti, e se volete ve lo lascio sempre in descrizione, ve lo andate a guardare, ma comunque lo trovate nella playlist sugli spignatti. E quindi vi dicevo, ne ho comprato 4 confezioni ed è l'unico shampoo che mi riesce a far durare
dei capelli puliti per almeno 3 giorni. Quindi io mi sento veramente di consigliarvelo. Tra l'altro io lo diluisco questo perché è abbastanza concentrato, e con un cucchiaino inserito in 100 ml di acqua io ci faccio già 2 shampoo. Quindi anche comunque non solo costa 4 euro, quindi costa comunque poco per essere uno shampoo, ma anche ne è andato ad utilizzare poco, e devo dire che già quella quantità lava benissimo e trattiene i capelli e tiene i capelli puliti per almeno 3 giorni. Io mi sento veramente di consigliarvelo se avete questo problema. Allora, passando ai prodotti per nail art che ho comprato su AliExpress, vi voglio per prima parlare questi contenitorini che contengono praticamente queste polveri metalliche che stanno andando ultimamente di questo periodo per fare le unghie. C'è ovviamente quella lì cromata e poi quella cromata verde, che sarebbe un verde petrolio, diciamo, e quella cromata azzurra. Non ho modo di farvi vedere adesso, ma vi posso dire già da subito che la qualità non è particolarmente elevata. Li ho già utilizzati un paio di volte, però insomma non sono rimasta particolarmente soddisfatta, e credo che poi successivamente comprerò, diciamo, quelle originali. Diciamo che per provare comunque sono carini, se ancora non avete provato questo effetto o se volete una cosa che costa molto poco. Ovviamente tutti i link delle cose che vi sto facendo vedere ve li metterò tutti nell'info box, compreso anche il mio gatto in testa, troverete sempre il link giù nell'info box. Un'altra cosa molto carina, che in questo momento sembra che ci abbia scuoiato un gatto, quello che mi sono appunto messa in testa, è questo timbro, che è di quelli praticamente trasparenti, che ancora non ho pulito, con il cosino che serve praticamente per togliere lo smalto in eccesso, e si usa con questi dischetti che sempre non ho pulito, che ho comprato appunto sempre su AliExpress, e mi sto trovando davvero bene perché sono davvero economici. Li ho pagati, ora ne ho solo uno da farvi vedere, gli altri non so dove siano, ma questi li ho pagati 30 centesimi l'uno, e questa qui in tutto l'ho pagata appunto 90 centesimi, comprendeva sia il timbro che la spatolina, quindi comunque è una cosa molto molto economica e che funziona bene. Altra roba sempre per nail art, perché ultimamente sono un po' in fissa col fatto che mi sto facendo, diciamo, le unghie da sola, sono questi tatuaggi, diciamo, per unghie, che sono per intenderci questi qui. Ne ho 10 milioni e mezzo, adesso farvi rivedere tutti sarebbe impossibile, però insomma ci provo. Questi qui tipo cromati, e poi qui ne abbiamo altri, questi intanto cade qualcosa, questi li ho pagati praticamente 10 centesimi l'uno, per dirvi che comunque sono molto molto economici. E poi ho voluto prendere, anche per provarli, ma ve li sconsiglio perché non sono di buona qualità, cioè non servono praticamente niente, questi qui che sono praticamente i filini che si mettono sulle unghie, ce n'è di vari colori, tutti questi li ho pagati solo 1 euro, non mi sono piaciuti perché comunque si staccano, anche se sopra metto il top coat e tutto, però non durano assolutamente, danno anche fastidio quando si incominciano a staccare, quindi non ve li consiglio. Sempre per le unghie ho comprato questi stencil che ho messo in questa confezione che avevo della Essence, che sono praticamente gli stencil che si vedono nei video, quelli brevi appunto delle unghie, servono praticamente per fare varie decorazioni. Vi faccio vedere rapidamente anche questi. Ci sono questi rotondi, questi qui per la frange, questi qui un po' più particolari, questi a forma di cuoricino, chissà se state riuscendo a vederli visto che sono tutti bianchi. Comunque sono questi stencil, e ce n'è anche di carini e particolari, anche questi, tutto il malloppo l'avrò preso tipo 1 euro, quindi super economici anche questi. Nel frattempo ho trovato tra le varie cose le cosine di metallo che vi dicevo che avevo comprato appunto per le unghie, e sono questo qui, quest'altro che è praticamente uno dei miei preferiti, e poi questo qui con i fiori, che anche questo non ho pulito, però diciamo che è quello che mi piace meno,
poi vederle di presenza le cose sono sempre diverse rispetto a quando le vedi su internet e sei tutta entusiasta. Una cosa fighissima che ho comprato è questa, che non è un telefono, ma è appunto la lampada UV che serve per far asciugare il gel. La trovo ottima, l'ho pagata solo 4 euro, forse anche di meno, vi metto sempre il link qui sotto. Utilissima perché è leggerissima, portatile, ve la portate dietro, funziona abbastanza bene, ci metto un po' di più, ma funziona abbastanza bene, devo dire. Infine vi faccio vedere i miei acquisti per quanto riguarda l'abbigliamento. La prima è questa, questo maglioncino molto carino, che ha l'unica particolarità di avere questi bottoncini, e mi piaceva perché era semplice però tiene comunque molto caldo. Vi faccio vedere prima le cose che ho comprato dai cinesi. Adoro questo qui, ancora non l'ho mai messo, però è tipo troppo figo. È praticamente camoscio e pelle, ovviamente finto, l'ho comprato dai cinesi anche questo, però devo dire che è di un'ottima qualità. Non si direbbe appunto che è dei cinesi, spero che riuscite a vederlo. E mi piace soprattutto per il colore, perché cioè, non so se si vede che sono andata in fissa per questo colore, penso che si nota dalle mie lenzuola. Ultimo maglioncino è questo qua, anche questo troppo carino, anche questo l'ho preso dai cinesi, non so, questa marca si chiama Glam Amour, cioè è questa praticamente, non so se voi magari riuscite a trovarla in qualche negozio vicino a voi, se siete delle mie zone. Io questa l'ho presa al centro commerciale di Siracusa, all'Ocean di Siracusa, in un negozietto che si sono aperti di cinesi. E questa è bellissima perché ha una stella tutta pucciosissima, e con la bocca, cioè è dolcissima, e poi sta tutta larga e ha le particolarità di avere praticamente le maniche così separate, e la trovo davvero molto carina per tutti i giorni, per andare così, andare a fare la spesa, eccetera eccetera. La cosa più figa di tutte che ho comprato, e questa l'ho comprata da Stradivarius, è questa giacchetta, non so come farvela vedere, con il pelo rosa, che io adoro praticamente, ve lo giuro, è bellissima. Ancora non l'ho potuto utilizzare perché qui si sta morendo dal caldo, e difatti questo maglioncino mi sta facendo sudare come non vi dico cosa. Comunque è molto bella perché è molto morbida, ovviamente è sintetico, ci mancherebbe, e poi dietro ha il maglione dello stesso colore, e mi piace davvero tantissimo questa, soprattutto messa col giubbottino di pelle, che è anche quello di Similpelle, perché io non compro il pellicciotto vero, così quasi mai, no mai compro la pelle vera, infatti non ho niente. Il giubbotto di pelle no, è finto, non è di pelle vera, però è una qualità insomma un po' più elevata, anche perché l'ho pagato sui 60 euro, quindi comunque sembra pelle ma in realtà non lo è, perché per una cosa mia comunque etica cerco di, come non mangio carne, cerco anche di non comprare prodotti che in qualche modo possono derivare dall'animale, e quindi questo comunque è molto bello, mi piace un sacco. Mi pare che ho finito tutto, sì. No, ho comprato questo fighissimo rossetto che è Androgyny di Jeffree Star. Vabbè, non l'ho preso, comunque lo potete trovare benissimo su internet. Io l'ho comprato da una rivenditrice, non vi dirò chi, perché l'ho comprato perché veramente lo sognavo la notte. Però io sono un po' contro comprare questo genere di cose dalle rivenditrici, perché sapete appunto che non dichiarano alcunché, non pagano l'IVA, non pagano le tasse, quindi solitamente non compro mai, però veramente questo lo stavo desiderando tantissimo, avevo troppa paura di pagare la dogana, quindi ho preferito pagarlo da subito un po' di più, evitando che eventualmente me lo fermassero alla dogana, perché me l'avrebbero fermato tranquilla, sicuro, che quando compro una cosa che comunque mi piace e voglio, poi alla fine me la vanno a fermare sempre in dogana. Quindi onde evitare, l'ho comprato direttamente dalla rivenditrice e l'ho pagato pure un bel po'. Comunque non vi dirò da chi l'ho comprato, potete cercarlo comunque su internet e vari siti, mi piace un sacco, spero che mi stia bene, fatemi sapere che cosa ne pensate comunque.
Per questo video era tutto. Noi ci vediamo alla prossima settimana con qualche altro video che non so ancora di che cosa tratterà, ma lo vedrete. Se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciatemi un mi piace. Scusatemi per tutti i rumori di sottofondo che state sentendo, ma non è purtroppo colpa mia. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti.